Un pari dal sapore insipido per il Chieti a Termoli contro una squadra in difficoltà. I molisani sono ultimi, i neroverdi, anche oggi in completo bianco, non vanno oltre lo 0-0, ma soprattutto interpretano male la gara ostinandosi a continui lanci lunghi senza accennare ad un gioco offensivo più ragionato. Un passo falso difficile da decifrare soprattutto alla luce della grintosa prestazione offerta domenica scorsa contro la capolista San Benedettese. A parziale scusante aver giocato mezz'ora in inferiorità numerica per il rosso diretto, il secondo in stagione, al portiere Serra. Chianese, che è squalificato, in panchina c'è il vice Pizzi, presenta la novità Ardemagni. Non giocava dal primo minuto dalla sesta di campionato, per il resto stesso 11 delle ultime due partite. Direzione di gara affidata a Massari di Torino. La partenza del Chieti è buona. Terzo minuto, Forgione ha un buon pallone ma non inquadra la porta. Forgione si ripete al sedicesimo su calcio d'angolo, colpo di testa centrale. 24esimo si vede anche Ardemagni che di testa sul primo palo spedisce alto. 26esimo, pericolosa incursione dei padroni di casa. Ci prova Garzia, la difesa si salva. 43esimo, ecco Hernandez, ben servito da Gabrielli, palla al lato. Con le immagini di Alberto Capo andiamo alla ripresa. Al 18esimo l'episodio dell'espulsione di Serra. Il portiere è costretto ad uscire a valanga su Raucci, l'arbitro disventola il cartellino. 31esimo, pericoloso e radente il tiro del neoentrato, tra l'altro un ex Esposito, buon riflesso di Antignani. In pieno recupero, punizione da buona posizione per il Chieti, Gatto sulla barriera e lo specchio di una domenica amara per il Chieti. In classifica la Samb si allontana, ore a 5 lunghezze, il secondo posto è salvo, ma al campo basso si è aggiunto l'Avezzano. All'orizzonte c'è il doppio confronto interno, il derby col Notaresco e poi il Monterotondo.